Buongiorno, benvenuti o bentornati in un nuovo video. Questo sarà una sorta di weekly vlog, quindi racchiuderemo un po' le esperienze di questa settimana, anche perché questi giorni non sto facendo grandi esperienze di vita. Anzi, a dire la verità, mi sto ancora riprendendo dal viaggio e da tutte le peripezie che ne sono venute fuori dopo. Quindi sì, sarà una settimana interessante. Partiamo oggi con il rifare le unghie. Mi serve smontarle, tra virgolette, e accorciarle, quindi non posso andare a rifarle dalla mia onicotecnica. Stupendo, tutto questo è stupendo, perché mi servono insomma per fare un lavoro eccetera. Quindi dovrò fare una sorta di semi permanente, penso, molto molto corto. Sì, shock. E poi ecco, in questo video vi devo parlare di un sacco di cose. Sono di nuovo in una fase di dieta chetogenica, però stavolta è differente. Infatti posso mangiare anche la frutta, contrariamente alle altre volte, e ci sono un po' di cose differenti, perché io ho detto: senti, se mi fai rifare la chetogenica di sempre, io qua, cioè, muoio. Già sta vita è pesante, asfissiante. Anche no, però è una delle tipologie di diete che, per quanto riguarda il mio sistema, il mio corpo funziona meglio. Io purtroppo ho questa insulino resistenza, questo rapporto con i carboidrati che è deleterio, e quindi ogni tanto bisogna rifare questa cosa. Quindi la prima settimana è passata, adesso sono nella seconda. In teoria stamattina avrei dovuto avere la mia bevanda con il burro d'arachidi, latte di cocco, eccetera eccetera. Purtroppo non ho più latte di cocco, devo andare a ricomprare. Quindi, vabbè, farò un quello normale, aggiungerò un po' più di grassi magari con le mandorle e un po' di frutta secca. Non è vero, bugia, stamattina avevo le uova. Certo, la chetogenica... Tra l'altro oggi è uscito anche in pre-order l'album Jack in a Box di J-Hope, di Hobi, quindi ovviamente l'ho già preordinato tutto quanto. Non vedo l'ora di sentire i loro album da solisti. Questa nuova cosa mi turba ancora un pochino, però sono molto felice. Ora devo rifare il letto, mettermi a montare un video. Quindi Gwenda, lo sai che adesso devi scendere, vero? Tanto mi sono smontata una mano. È stranissimo, perché così sembra con una mano gigante. Devo un attimo riabituarmi alle unghiette così. Scusate, dovrò fare la parte skincare con queste unghie, una diversa dall'altra. Comunque, uso ovviamente i miei prodottini di Yepda. È ancora valido e attivo il codice che avevo anche in Corea, che è appunto Ilaria Corea. Vi riscrivo qua tutte le descrizioni, perché avete il 40%, e se spendete almeno un certo tot avete anche la fascia per capelli in regalo, che è esattamente questa qui. Vi arriva proprio con questo sacchettino, così ve la faccio vedere. Come sapete, appunto, è un viaggio che veramente sembra assurdo dirlo, ma ha stravolto completamente tutto quello che pensavo. Cioè, sapevo mi sarebbe piaciuta, per carità, è una cosa che volevo fare da tempo, però non così tanto. Tant'è che vi do questa notizia sciocca, anche se ve l'ho già detta su Instagram, perché ultimamente mi sono stufata di fare tutti questi sotterfugi e ve lo tengo nascosto e non lo saprete per un po' e bla bla bla. Praticamente vi racconto in breve, anche se poi alla fine io dico in breve, ma sono sempre loro con Roy, non so perché. Delle mie amiche avevano già in programma di andare a settembre, me l'avevano chiesto e tutto, mesi e mesi fa, quando io non sapevo ancora che sarei andata in Corea, addirittura prima di loro. E gli avevo risposto che non sarei andata a settembre perché, che ne so, i BTS che facevano, mi stavo un po' basando su quella cosa lì, che se poi andavano in tour eccetera eccetera, e io stavo in Corea nel frattempo, cioè bella sola. Quindi ho detto: ok, aspetto, semmai appunto vado l'anno prossimo, cioè non è che tanto si muove, sta lì. Tant'è che avevo registrato anche il mukbang dove vi avevo detto quella cosa lì, che quando l'ho detta, cioè veramente io la pensavo, avevo detto: no, per adesso in Corea no. Poi il team di Yepda mi ha fatto cambiare idea. Quindi loro avevano già programmato di andare a settembre. Dopo essere tornata da questo viaggio appunto rivoluzionario, ho detto: no, io ci devo troppo tornare, intanto metto la mia super mist e il siero. Quindi mi sono messa a vedere un po' i voli per settembre, però ho detto: ti pare che da qui a settembre, cioè sono tipo due mesi e mezzo, i voli saranno sicuramente altissimi. Quindi i primi che ho visto erano più o meno intorno a 1200. Ho detto: sì, ne vale la pena, per carità, però posso aspettare sicuramente un po' di mesi e tornarci in un periodo diverso e trovare anche un prezzo diverso. Poi ho detto: aspetta, fammi smanettare un po' con le date, perché ho visto che ogni tanto, no, funziona cremina giorno, e ho trovato che da un certo periodo a un certo periodo venivano
pochissimo, ma pochissimo nel senso che ho pagato anche di meno delle mie amiche che l'avevano preso mesi e mesi fa. Quindi mi sono detta, senti, ma sai che c'è? Io la pazzia la faccio. Cioè, letteralmente il volo costava meno di 500 euro andata e ritorno. La cosa è che copriva una quantità di giorni abbastanza rilevante, da qui il titolo che sicuramente avrete letto in questo video, cioè vado in Corea per 2 mesi. Le date che avevo messo appunto coprivano questa lunga distanza di tempo, però ho detto vabbè, fammi vedere, magari appunto funziona. Ed è così, quindi ragazzi, da settembre a fine ottobre io sarò in Corea. Ovviamente ci saranno tantissimi video, non solo vlog, ma voglio fare anche dei video un po' più specifici sulla vita lì, insomma, capire un pochino bene. Adesso sto applicando comunque la protezione solare. Codice e link di Yeboda, intanto io ve lo lascio sempre qui nell'info box. E quindi torno in Corea, ovviamente l'ho detto anche a Ross e lei subito ha preso anche lei il suo volo. Lei arriva un pochino più tardi di me perché ha delle cose insomma da fare qui in Italia prima. Infatti io starò qualche giorno da sola. Poi arrivano le altre mie amiche e poi arriva Ross e stiamo insieme fino alla fine appunto dei giorni. Quindi io e Ross abbiamo preso un appartamento insieme. Più avanti comunque vi spiegherò tutto quanto meglio, tanto manca ancora un po' di tempo, mancano ancora 2 mesetti, quindi ci godiamo tra virgolette l'estate e poi torniamo in Corea. Sono troppo felice, è una pazzia che io posso permettermi di fare perché ovviamente vado lì e allo stesso tempo riesco anche a lavorare da lì, perché altrimenti non penso che l'avrei fatto, ecco. Comunque, che bella pelle, che bella skincare. E, ve l'ho detto su Instagram, ovviamente siete tutti stati molto 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 felici. Non vediamo l'ora. Mi è arrivato Proof, che appunto è l'album, questo qui è più grande dei BTS. Vi faccio vedere chi ho pullato. Allora, la photocard, questa qui è quella del Weverse pre-order, che mi è arrivata è quella di Yoongi. Lo sapete che è il mio rager, quindi sono più che soddisfatta. E poi qui dentro ci sono le altre due, la postcard e la photocard, che però mi scambierò con Alessia perché come vedete mi è uscita la postcard di Yoongi, che è anche il suo record, e questa qui di Jimin, e a lei sono uscite entrambe le cose di Jungkook, quindi ovviamente poi facciamo scambio. Tra me e lei succede sempre questa cosa. E a Marak stavamo facendo dei pacchettini, nel mentre devo andarmi ancora a smontare questa mano qui, che appunto poi mi è arrivato il tutto. Con Ale ho fatto la videochiamata e mi sono persa di tempo. Buongiorno, nuovo giorno, oggi fa caldissimo, mi sono svegliata, ho aperto il condizionatore. Tra l'altro ho ancora mal di gola. Non ho capito se è stata l'aria della Corea, col fatto dell'inquinamento, le polveri sottili, eccetera, ma ho ancora mal di gola. Cioè, questa cosa è assurda, vabbè. Quindi adesso faccio colazione perché adesso mi devo preparare. Oggi purtroppo ho una cosa stamattina che non avrei voluto fare, una cosa che è successa in famiglia, quindi non vi dico perché non sono affari miei. Pomeriggio invece devo andare a comprare delle cosine al centro, devo fare dei giri, devo passare dal commercialista. Quindi diciamo la mia giornata oggi è splittata totalmente a metà. Quindi prima cosa colazione, anche perché oggi, finalmente poi ieri, sono andata, ho comprato il mio latte di cocco che vi dicevo, quindi posso farmi la mia bevanda. Praticamente devo frullare tutto, il latte di cocco, il burro d'arachidi, ultimamente sto provando questo e devo dire che non è malaccio, anche come ingredienti è buona perché ci sono solo le arachidi tostate, non c'è nient'altro. E voilà, colazione servita. È pure buona. Alla fine le lentine, quelle che ho preso in Corea, le ho messe qui, l'unico posto dove entravano nel cassetto delle labbra. Non c'entrano niente, ma vabbè. Quindi oggi credo proprio che mi apro una di queste qui mensili. Le provo, perché appunto queste le ho provate. Mi manca da provare queste, che erano quelle tipo un po' violette, ma oggi non mi sembra il caso. Sinceramente mi sento un po' osservata. Ma perché ci sei sempre tu? Perché tra tutti i cagnolini ci sei sempre tu? Guarda cosa mi hai lasciato sul letto, un regalino. Che ti sei tolto? Un po' di peli? Questo qui è il make-up di oggi. In realtà ho fatto una cosa molto naturale. Alla fine non ho più messo le lenti con le mensili perché non mi piacciono. Cioè, non hanno il contorno così scuro come piace a me. Sono più colorate. Acquisto fallito. Proverò con la versione
nocciola e vedremo se invece quelle sono più carine. Allora, è stata una mattinata un po' provante, ma non mi va di parlare di questo, anche perché sono stata come madre e mia nonna, mi hanno rincoglionito la vita. Adesso a casa a mangiare e poi devo riuscire. Ok, sono arrivata a Termini, quindi vado prima verso la mia prima tappa di oggi e poi devo andare a toccare una ragazza per una prova. Per fortuna sono riuscita a mettere tutto nelle zainette qua dietro di mio nonno. Sono ricordata che stavo per passare vicino al mio, uno dei supermercati coreani dove vado spesso, che è vicino a Termini, quindi adesso entriamo un attimo, anche perché domani devo registrare un video con Eleonora, quindi se trovo qualcosina da assaggiare gliela porto. Mi sono messa un attimo qui al PC perché sto cercando appunto di esportare gli ultimi file. Questa in realtà è l'ultima parte del video haul, quindi appunto adesso lo devo montare. Ho anche fatto la copertina per la prima parte che voi avete sicuramente già visto. Poi mi sono struccata perché dovevo appunto registrare delle cose. Visto che oggi mi sono messa il gel, cioè notare, i miei capelli sono tipo un blocco unico. Ovviamente devo lavarmi i capelli e devo farlo adesso perché sono le 7:30. Capelli lavati, praticamente ho fatto come nel, come facevo tipo nel 2012. Ho avuto un periodo della mia vita in cui odiavo fare la doccia con i capelli, quindi doccia separata dal lavaggio capelli. Quindi sì, sono tipo le 11 quasi di sera, mi è andato anche un po' di sapone nell'occhio, quindi devo asciugare i capelli, preparare le cose da portare da Eleonora domani e mettere la sveglia alle 7 per domani mattina. Buongiorno, nuovo giorno, nuova avventura. Sono appena tornata dal canile, stamattina appunto siamo state, tra l'altro era pieno di gente, sarà che era appunto un giorno festivo, quindi molte persone che appunto fanno i volontari come noi sono andate. Ora sono tornata a casa, mi sono fatta ovviamente la doccia, skin care già fatta, ho finito di preparare le cose da portare da Eleonora, quindi make up, macchinetta, gli snack, le cose che dobbiamo provare, pranzo un attimo al volo, dopodiché mi devo piastrare i capelli perché ieri sera appunto li ho lavati ma non ci ho fatto più niente, e poi vado verso casa sua. Niente, oggi i miei cagnolini, che sono tutti qua, sentiranno mille odori di cani diversi, perché ogni volta che torno dal canile ovviamente impazziscono. Ma oggi vado anche appunto a casa di Ele, che c'è Buddy, quindi figuriamoci. Allora, sto morendo di caldo, credo i gradi percepiti siano tipo forno praticamente. Sono arrivata adesso sotto casa di Ele, devo solo trovare il civico giusto perché sono andata un po' indietro a cercare parcheggio. Tra l'altro mi sono messa gli occhiali da sole e mi hanno lasciato tutto il segno perché questi non hanno la cosina, i gommini. Guardate chi c'è, Buddy! Vieni qui! Ah, mi devo portare il giochino! Vai, prendi il giochino allora. Prendi il giochino. Batti il giochino. Batti il giochino. No, lì non c'è. No, mamma ha detto che non li puoi prendere. Stiamo registrando tutti i video. Adesso c'è questo qui assaggi. Quindi aspettatevi delle belle. Intanto ci siamo toccate qua, make-upate. Scusate, cosa succede? Niente, sta settando qua tutta la sfondo. Siamo pronte. Bri, perdi troppi pelicchietti. Vero? Eh sì. Guarda che hai fatto a mamma. Sta piena di peli. Eh? Piccolo! Tutto pelicchioso. Ciao, Paddino. Guardate, guardate la mia mano. Guardate il cane. Guardatelo, quanto è picciolino. Non è tutto buio, non si vede nulla. Forse è quella la finestra. Comunque, sto scendendo al piano di sotto. Tra l'altro non ero mai stata in questa parte di Roma, almeno non c'ero mai venuta con la macchina e quindi non avevo mai visto la zona abitata, eccetera eccetera. Credo sia questa l'uscita, sì, dove sono entrata prima. Quindi ho ripreso tutte le mie cose. Tra l'altro il mio outfit oggi, ragazzi, nero, non l'avresti mai detto. Io non sono abituata a vivere nei palazzi, quindi è sempre un po' complicato. Comunque, questo appunto è il make up che abbiamo fatto sul canale di Ele. Il problema è che queste ciglia si sono staccate nella parte avanti, però molto carino. In realtà è il make up che sto facendo questi giorni, quindi ci sta. Ora torno alla mia macchinina. Tra l'altro, rispetto prima che sono arrivata, fa veramente molto meno caldo, molto meno caldo. Buongiorno, sono le 12:12, non sto scherzando. No, stavo andando a farvelo vedere ma è scattato il 13. Comunque ultimamente i numeri con l'1, il 2 e il 3 sono in continuazione davanti ai miei occhi, questa cosa è assurda. Comunque, a parte ciò, ora devo andare in missione fuori da questa casa con
il condizionatore, per spedire dei pacchetti di Vinted. Quindi mi preparo, mi metto qualcosa addosso e spero di non morire squagliata al sole. E spero di non lo so, disintegrarmi. Tra l'altro, PS, sto organizzando una cosa da fare per settembre-ottobre, che appunto sarò in Corea. Se questa cosa riesce a appunto venire fuori, sarà epica. Ricordatevi queste parole. Oggi, come vecchi tempi, a prendere la metro sono a Conca d'Oro. Non mi ricordavo che qui sotto non prendesse il telefono. Infatti mia madre mi ha mandato un messaggio, perché non so dove penso che io sia finita, onestamente. Però appunto mi sono venuta a fare i piercing nuovi e adesso poi vi faccio vedere bene. Sono ancora un po' rossa. Dei bambini dentro. Bambini, mi hanno lasciato senza luce, oh mio Dio! Dobbiamo fare la bambina, amore! Fare, ecco anche Wendy! Appena rientrata a casa, adesso poi vi faccio vedere bene tutti i piercing, perché prima vi stavo parlando in metro, poi è passata appunto la metro, mi sono seduta al posto, c'era un tizio che mi fissava, e io... è una cosa che odio, io l'ho proprio detto, prima di tutto. E non sono più riuscita a registrare, quindi adesso prepariamo le ciotoline, anche se i due piccolini hanno prenotato, tra virgolette, presto, quindi ecco appunto, stavo per dire, quella che romperà sarà Gwenda. Gwenda, lo vuoi capire che te li metto? Cioè, neanche il tempo di dare. Stamattina non vi ho registrato nulla. Ah, ho appena dato una botta all'orecchio, ora ci devo rifare l'abitudine. Stamattina non vi ho registrato nulla perché tanto poi vi ho registrato il video haul. Sono stata con mia madre a fare l'iscrizione in palestra e poi siamo state da Primark, oggi iniziamo nei saldi, quindi non so, siamo andate a vedere. Ho preso qualcosina, anche questi anellini molto graziosi. Anche queste cavigliere. Appunto, avrete sicuramente visto tutto. Poi mi sono truccata insieme a voi, abbiamo fatto una diretta su Instagram. Dopodiché appunto sono andata a fare i piercing. Ho fatto questo che si chiama flat, che è quello sotto l'helix praticamente. Poi qua ho fatto il terzo buco con l'anellino praticamente uguale all'altra parte. Poi ho cambiato il conch e ho messo quest'altro gioiellino qui in titanio. E la zampina che avevo qui l'ho cambiata, in questo modo mi piace di più perché prima avevo due orecchini uguali sull'helix e non mi garbava la cosa. Ovviamente vi ho lasciato poi tutti i recapiti della mia piercer perché è bravissima, vi giuro. E i gioiellini me li mette sempre lei su Instagram e appunto su TikTok, quindi trovate tutto quanto. Adesso, visto che sono le 9, prima di tutto ho tutta casa per me, quindi potrò guardarmi sul divano, su Netflix, The Vampire Diaries. Ho quasi finito anche la settima stagione, ridendo e scherzando. Stavolta il mio rewatch è durato pochissimo, perché letteralmente qualsiasi cosa facessi mettevo la puntata di sottofondo, quindi sicuramente appunto mi vedrò qualche puntata. Tra l'altro, per essere le 9 c'è ancora un cielo super super chiaro. Tra l'altro il make up che ho fatto oggi mi piace tantissimo e non ho usato praticamente quasi nulla. Mi appunto pulirò i piercinghini e mi farò la doccia. Qui le ciotoline, come vedete Gwendix nella vecchiaia gli è venuto appetito a quanto pare. Invece io devo vedere cosa mangiarmi, nel senso, qui c'è ancora il tonno, quello che ho preso in Corea, lo voglio lasciare perché io lo volevo far vedere ad Ale. Anche il surimi ancora qui. E a proposito di surimi, a parte, allora, questa carne la devo dividere, che l'ho comprata appunto oggi, la devo mettere in congelatore. Io invece mi sa che mi mangio appunto i surimi. Avevo visto che mia madre aveva avanzato, eccole qua, un po' di olive, quindi ci metterò un po' di olive e i pomodori. È una cosa buonissima, surimi, olive nere e pomodori, non potete capire. L'avocado no, perché l'ho mangiato a pranzo. Pomodori credo ci sia solo questo, quindi me lo farò bastare. Eccolo qua, alla fine ho mischiato tutto, ho messo un po' di olio, sale, pepe, limone, peperoncino ovviamente. Qui sono arrivata alla 7x13. E rimane l'ICI, vero? Ah sì, tocca a te fare la bambina. E dopodiché questo weekly finisce qui. Spero vi sia piaciuto, vi abbia tenuto compagnia. Non vedo l'ora di leggere i vostri commenti e tutto quello che pensate che possa succedere in futuro. Veramente non lo so. Pazzia, follia, chi lo sa. Iscrivetevi se ancora non lo siete, perché, ripeto, sono in arrivo tantissimi contenuti. Quindi per ora vi mando un bacio e ci vediamo presto.